Abbiamo al telefono, pensato un po', Adriano Caorsi di Canale Genoa. Allora, buonasera Adriano, iniziamo con la prima domanda. Come hai visto il Genoa? Genoa fa sempre delle partite buone, partite di grinta, di battaglia, un'ottima difesa, ordine. Purtroppo, secondo me, come adesso parere, è stato dato un rigore al Siena un po' generoso, e poi il pareggio meritatissimo del Genoa non, ha fatto sì che noi, il Genoa non sia riuscito a fare quel salto in avanti che sarebbe servito veramente tanto per la salvezza. Il Siena, classica squadra di Echini, diciamo, possiamo definire tutta grinta? A livello folcloristico sappiamo tutti come viene accolto dai genuani gli Echini a Genova, lui si presta anche molto, però lasciando da parte tutto non è un allenatore scarso, tutt'altro, sa dare grinta e sa infondere molta fiducia nei ragazzi che allena. L'esempio lampante è il Siena, che comunque ha cambiato tantissimo, ha calciatori quasi sconosciuti e li sa mettere bene in campo. Diciamo che è stata una bella partita, se vogliamo dire questo, risultato giusto purtroppo per noi genuani, però sento che squadre riesce bene in campo, sono ottimi allenatori. Sembrava un testa a testa tra Genoa e Siena, invece mi sembra che sta uscendo invece un buon Palermo, no? Beh, dobbiamo dire una cosa, ho visto la partita per motivi di lavoro, Palermo-Roma, alla Roma mancava l'ombrellone, la borsa frigo e una bella spiaggia, ha fatto i primi 20 minuti, 25 minuti con la testa altrove, non so dove perché non ha obiettivi la Roma impellenti. Prima di gioco, prima di grinta, sembrava quasi una partita scarboni ammogliati, poi si è svegliata un attimino, ma ormai era troppo tardi. Diciamo che il Palermo ha fatto quello che ha voluto. E dalla parte del Palermo c'è l'allenatore, che è uno di quelli che io preferisco, che è Sannino. Grandi valori umani e grandi valori calcistici. Allora, grazie Adriano, e con i nostri ospiti invece parliamo appunto di quello che abbiamo visto, Genoa-Siena.